Allora, ragazzi, raccontiamo qualche aneddoto in streaming. Vi racconto la mia prima LAN fuori dall'Italia. Facciamo così, il primo LAN al COD XP. Allora, vi racconto tutto. Vabbè, andiamo a Milano con la mia squadra. Ci chiamavamo all'epoca, non avevamo uno sponsor, stavamo cercando di costruirci le cose da noi. E avevamo preso la sponsor della SCAF, una delle prime volte in cui la SCAF aveva cominciato a sponsorizzare, così nel lontano anno di Black Ops 1, che non ricordo, 2011. Ecco, 2010-2011. Il team si chiama Team Flash, composto da me, Pain, Panino e Doll. Un team che aveva già vinto un sacco su Modern Warfare 3, famoso per aver quasi battuto i Fnatic in finale di un torneo, perché sì, c'erano i Fnatic. E praticamente andiamo a fare le qualifiche per il primo COD XP. Il COD XP era il primo COD World Championship, c'era 1 milione di dollari. Era un qualcosa di assurdo, cioè vi dico solo che c'erano i Dropkick Murphys, c'era Kanye West, Kid Cudi che cantavano, giocatori dell'NBA che facevano spettacoli. È stato ricreato Firing Range per giocarci a paintball. È una cosa fuori di testa. Vabbè, lasciamo perdere tutte queste descrizioni perché finirei solamente per starci un'ora a parlare di tutte queste cose. Praticamente vinciamo le qualifiche a Milano, facciamo tutti una bella prestazione. Ovviamente non giochiamo con Doll, questo ragazzo, perché era minorenne. E prendiamo Wossi, un giocatore dei Divide e Timpera che giocava con Pibo. Noi volevamo prendere Pibo con noi, ma Pibo era più piccolo, era 17enne, quindi non è potuto venire con noi. Comunque, parliamo di quello che succede. Allora, andiamo, abbiamo un bel girone, dobbiamo giocare contro i DZS, un team tedesco buono, comunque, niente di esagerato, ma comunque buono, un team che comunque si poteva competere contro di loro. Giochiamo, perdiamo la prima partita, Deathmatch, e vi dico solo che giocavamo praticamente in un posto particolarissimo, era uno stage in mezzo alle persone, rialzato enorme, dove i caster si mettevano dietro di noi con i microfoni e parlavano, quindi noi eravamo in grado di sentire i caster pure comunque dalle casse, eccetera, eccetera. C'era un bordello, vi giuro, disumano all'interno di questo evento, però ti gasava tantissimo sentire le urla delle persone, il caster quando urlava magari il tuo nome. Comunque, vinciamo la partita contro i DZS 3-1 e abbiamo un'altra partita contro un altro team tedesco, mi pare. Scusate, mi stavo ingoiando la gomma e mi stavo strozzando, e vinciamo anche quella, mi pare, sempre 3-1. Ci capita la partita per Ci qualifichiamo, diciamo, per il nono posto. Ci capita la partita per arrivare all'ottavo posto, praticamente contro gli Apex, il team di Tommy. Non so se ve li ricordate, assieme a Swanny, McGeeku e altri. Era un team della Madonna, ragazzi, parliamoci chiaro. Cioè, era una cosa assurda. Ragazzi, giochiamo la prima partita, dominio, e io faccio una cosa impressionante, un pezzo impressionante che sento dietro di me, Fuiz, quello che ora lavora per YouTube Gaming, non so se lo conoscete, chi di voi segue l'esport, comunque uno dei fondatori degli Optic, così faceva un commentatore che urla. Io ero un bambino, un ragazzino senza barba, così che urla: "Oh my God, power, the Italian Stallion here!" Così, e là potete immaginare quanto ci siamo gasati. Vinciamo il primo dominio, passiamo alla seconda mappa e ci pareggiano. Arriviamo a kill confirmed, no, kill confirmed, arriviamo a deathmatch, vinciamo anche quello, andiamo sul 2-1. Arriva a un certo punto, da fare mi pare kill confirmed, sì, e la perdiamo di 3 punti perché verso la fine Wossi si fa uccidere diverse volte, rushando troppo perché cercava comunque di collezionare più targhette possibili. E in questo caso diciamo che ci aveva portato alla vittoria questa scelta di giocare così. Ma non fa niente, continuiamo. Oddio, mi stavano uccidendo. Continuiamo, andiamo alla prossima partita. Cerca e distruggi, decisiva sul 2-2. E in questo caso ci giochiamo il tutto per tutto. Mi ricordo che giocavamo, tra l'altro era la beta di MW3, ragazzi, si giocava. Non si giocava mica su Black Ops 1, anche se le qualifiche erano su quel gioco. Praticamente arriviamo a fare una mappa che era su quella nel centro commerciale in Germania, Arkaden mi pare si chiamava. Praticamente, ragazzi, il match iniziamo, giochiamo, facciamo le kill, eccetera, eccetera, ma ogni volta pare che quando ci serve, diciamo, la mossa finale, la scelta decisiva, non riusciamo a completarla e perdiamo. E tra l'altro, una cosa troppo che è successo, Wossi si butta giù dalle scale morendo per la caduta, perché vi ricordate su Black Ops 1 c'era un perk che ti evitava questa cosa, e in questo caso non c'era su Modern Warfare 3.
Comunque, perdiamo in questo caso 3-2, un po' amareggiati, ma ugualmente felice. Lì conosco uno, ragazzi, dei miei miti del gaming, una persona che ho sempre voluto conoscere, che tra l'altro ha intervistato me, quindi sono rimasto abbastanza scioccato. In questo caso si tratta di Stermi. Molti di voi nemmeno conosceranno questo nome perché era un giocatore, comunque ora ha una certa età questo giocatore, ma è uno dei volti e dei nomi più famosi dell'esport in generale su qualsiasi videogioco. Tutti conoscono il nome di Stermi all'estero. Ha vinto in un anno, mi pare, più di 175 mila dollari. È italiano, si chiama Alessandro Vallone. Ha giocato anche nei Fnatic. Era il terzo membro dei Fnatic perché giocava a Quake e si giocava 3 contro 3. Ha vinto gli SVC di un gioco appena uscito, subito, rompendo il culo a gente che ci giocava dalla beta. È una persona incredibile, è il simbolo di Rogue. Per chi non lo sapesse, Rogue è la divisione per gaming di Asus, Rogue Republic of Ah sì, ho Gamers. capito chi è allora. È una cosa, ragazzi, assurda. Sicuramente lo vedete alle fiere, che sta lì nello stand con la sua giacca tutta da pro super figo Uba. Ed è bravissimo a qualsiasi gioco, specialmente su PC. Quindi per me è stata un'emozione incredibile. Poi il fatto comunque di andare per la prima volta a un torneo estero, oddio, triple headshot, e andare a giocare un torneo estero, in questo caso giocarlo proprio in America, il COD XP è qualcosa di favoloso. Poi sentirsi il concerto di Kanye West e Kid Cudi, Dropkick Murphys, per chi li conoscesse, Qualcuno li sono, conosce? come si chiamano? No, Sono aspetta, lei da quelli che me. hanno fatto la colonna sonora di The Departed con canzoni tipo un po' irlandesi, non so se li conoscete. Tipo Viewers. 19. Ragazzi, Io c'ho una Nader, domanda. io c'ho Nader. Mi si è C'ho bloccato l'X2, 19. raga. Sto Faccio le kill con 19. tutti gli accessori, non me ne Se conta. tiro Nader, gli tiro pure il contrattacco. Tower. Yo? Mi si è Forse mi hai tipo lasciato bloccato un po'. l'X2. Faccio le kill con 19, non me ne conta. Che vuol dire? Cioè, devo fare la cosa estasi. Ho messo 5 accessori, però non mi conta le kill, sono sempre a 16. Hai forse messo il contatore del... Come si chiama? Oh raga, sto Quello che tremendo ti conteggia le ancora. uccisioni? Raga, c'ho un altro Eder, No, sul Giorgio e serio. Beatrice Ma tipo perché Paolo e Francesca. Aiuto! Oh, dai che tiro la nuvola. Sto facendo Oh, pasta, pasta. dietro. Sono in Lorenzo Lucia. No, no, non è più. Buttato fuori. Oh, me li hai lasciati. Raga, io vi giuro sto per fare la nuke con l'Elcar di merda. Anch'io. No, raga, non ho colpi, 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 c'è uno dietro! Fanculo. Aiuto! Guarda tu Cristo. Ragazzi, la sto Guarda, ce l'ha facendo dietro, guarda, ce l'ha davvero! dietro. Mi ha spolato dietro. Quanto lag questo qua? No, 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 raga, coprimi. Oddio, regà! Me ne manca una Ah! No, ragazza, cosa boh. sto facendo? Me ne sono Sì. accorto ora! Regà, vi prego, uccidete il centromappo, oddio! No, raga, c'è uno della casa che è entrato nell'angolino, quindi non entrate. C'è uno con lanciafiamme, scappo! Purifier, Mamma mia. via, proprio devi andare come sul Guarda, trapasso. c'entro con Aspetta la che macchina da uccido tu guerra. nell'angolino, vai, vi uccido tu Cioè, entro io con la nell'angolino se macchina da volete guerra. entrare. La raga, nuclear. Aiuto, 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 brutale, sono morto! Mannaggia, mi sono spawnati tutti accanto. Che stavo a fare, Buona. raga? Che Però stavo ti faccio un po' di Deathflame, però spawn. se dovessi farlo dovrei Raga, tornare mi sono vivo. spawnati tutti accanto. Non ci credo. Penso che questo poteva essere uno dei video più fighi di sempre del mio canale. Mi sono spawnati tutti accanto, non sapevo più che fa. Beh, c'è ancora tempo se pareggiamo per rifarla, A voi se c'è tempo. eh. Non sapete quanto mi Sì, sta rodendo il culo. In una maniera ineccepibile, penso che pure poteva essere uno dei video più fighi che abbia mai fatto. io. Qui c'è un po' di cioccolata. Adesso pareggiamo. Vorrei provare. Occhio alla cioccolata. Ma come è tornato? No, non l'ascolto, Salmo. Bello, Salmo, spacca. Non ce n'è uno in No, positivo, raga, ragazzi, non guarda, sono una colpendo. squadra. Dicono, come fai a ricordarti tutti questi aneddoti così dettagliati? Come? Ho una buona memoria, devo dire.
È vero, lui quando racconta una cosa pare un film. Quanto è brutto non avere il figlio fesciotto, eh? Se sono morta accetto la lega, perché non ho il tutta mia. Quello che volevo andare a far qua. Non me li fate spawnare accanto, vi prego. Ma col conto corre. Mamma mia, mi sento una lebbra. Uno proprio nell'angolino, no, non c'è più. Sì, ma questo qua è lebbra. No, sono morto. Non ho colpi, non ho colpi, non posso fare niente, ce l'ho io. Che vuol dire? No. La pubblicità non c'è neanche quando accendo. No, che non gli viene la pubblicità a lui. Perché? Non so per quale motivo, che ne so io. Sì, ma c'è tipo un mega glitch per togliere la pubblicità. Raga, aiuto, sono morto. C'ho i pugni. C'ho i pugni nelle mani. C'ho pugni nelle mani, non so cosa fare. Mi sdraio. Verza, ce l'hai e basta. Mi spara da dietro. Mamma mia, ragazzi. Che panico. Oh. Quanto sei, Gio? Più di senza anima sono. Ossia 15. Oh, raga, se ci riuscirei a fare questa cosa, penso che sto video, più l'aneddoto, più che sto a chiacchierare, beh, che poi mi fa fare le use perché è figa. E se sta a mangiare la cioccolata, dai, cioè. Guarda, ma quanti kill sto facendo? È legale sto gameplay! È legale! No, io tipo, ecco, tipo ora, sapete che muoio? Muoio allo sta. Io mi metto qua e mi guardo la destra, fermo. Non mi muovo. Ti sei mosso? Uno casetta sdraiato, power. Ammazzato, preso. Io cerco di fare il doppio nuclear. Ah, minchia, doppio nuclear. Ancora casetta, forza. Vabbè, quando te ne vuol dire se muovi, sennò. Che sto ecco, adesso si può muovere. No, ce l'ho a destra! Mamma mia! Dentro la casetta, occhio! Occhio, raga, dietro, raga, dietro! Non riesco a muovermi! No, se ce l'avete visto! Preso, c'è uno che mi segue! C'è uno middle! Lo sa! Tutto salvato! Mamma mia! Amore, prima ha tirato uno sfondone epico, eh. Che vuol dire uno sfondone? Se riuscirei, hai detto. Vabbè, non mi fotte una sega. Occhio tutti dietro. Guarda che cazzo sto a fare, cioè. No, raga, non ci abbiamo più later. Ce l'ho io later, vai. Mamma mia. Oh, c'ho la carica. Se faccio una cosa del genere è illegale. Raga, ho finito le munizioni, no, brutta cosa questa. Non trovo nemici però. Tutti dietro ancora. Tutti dietro. No, raga, no. Sto morendo. Non trovo un nemico perché me lo stanno uccidendo in un secondo. Sulle scale. Preso. No, che cazzo è che mi ha dato la palla? Magnatela. Oddio, era sdraiato per terra dentro in un spawn. Ecco perché continuavano a spawnare qua. Merda! Ah! Questo mi vuole uccidere! Ho l'eater! Bravo! Tiralo! Bello! Sono morto! Failata! Vaffanculo! Un'altra volta! Mannaggia a me se faccio schifo! Ho failato per questo che lagga, brutto bastardo! Guarda, vedi, prima guerra, ma vanno da cercare. No! Aiutami! Non so chi dove guardare, ne ho uno dietro, uno davanti. Mannaggia! E morite. No, mi ha ammazzato quel... No, ci credo. Valete. Sono morto a 28. No, vabbè. Ieri mattina sono morta a 28. Ma non con sta classe. Ovvio. Mannaggia, se la vita è orrenda. Ci riuscirò a farla, mo mi impegno, se non me li inculano tutti. Beh, dai, c'è ancora un round, raga. E non so che fare. Tiè, guarda qua. Poi capito, ti ritrovi senza munizioni perché non hai killato nemmeno un nemico. Posso passare? Dai, io so 3 ore che cerco di passare con lo scatto. Mannaggia. No. Pure io sono senza munizioni. Non è colpa mia. Vabbè, ma regà, che slippa sempre lo spawn. Uno si deve fare così.
Sì, lui dice sempre così. Cosa? Ha detto in effetti non dovevi andare a fare la doccia alle 18. È come quando dice parte porco lo streaming 2, alle 2. È vero. La stessa cosa. Cazzo. Oh, ma sto a scherzare. Ok, allora va bene. No. Senti, ad uccidere quelli che spawnano dietro, raga. Tu madre puttana! Un hater. Un hater. Bello. Io sto a 45 punti da later con la palla. Non ci ho colpito niente! Cazzotti in faccia tu! No, non c'ho niente. Oh, oddio, come non ci... C'ho later con la palla, non ci credo, raga. Che canteri tu. Non ce la farò mai a fare la nuclear in sta partita. Se la faccio, vi giuro, scendono giù i santi. Mi ha ucciso uno con il Largus, mi ha ucciso. Sto uccidendo tutti con la palla, cos'è? Eh? Siamo tornati a 227. Regà, sto al secondo inter con la palla, non ci credo. Regà, eh? Cioè, sì, vado a fare la doccia. Finisco questa. Ragazzi. Oh, quanto manca? Altri ragazzi. Allora, oh, ho 5 minuti per farla. È tutto qui che mi devo chiudere. È qua che devo racchiudere tutto il mio potere, cazzo. Riuscirla a fare. Con st'arma da ritardati. Ce la posso fare, raga. Io c'ho l'hater, raga. Io l'hater. Ce l'ho pure io. Io pusho come un drago. Dai, io lancio il contrattacco allora. Vai, lancia tutto, lanciate tutto quello che avete. Ragazzi, riuscite? Tutto. Io voglio fare il nuclear con la palla, va. No, sono morto. Si, sì, espone davanti a me. No! Vi giuro, aiuto, aiuto, aiuto! Oh mio Dio, che cazzo ho fatto? No, lei, no, no. Chi ha tirato il Bright? No. No. No, è che ti ha tolto il io ho sbagliato, raga. Porca troia. Ma mi pare che sono... Sta laggando tantissimo, no, quello! Oddio, raga! Oddio, ma qui mi è passato in mezzo di fianco all'orecchio. Brutale, mamma mia, raga! Brutale! Non ci credo, brutale! Sta laggando tutto! Raga, sono davanti e sono uscito, che è? No, raga, è morto, mi stanno spawnando davanti. Oh mio Dio, quante kill! Io sto rimando mirato e mi spawnano davanti. LOL. Comunque... No! Non uccidete quelli fermi! Culate le kill! Raga, sto senza munizioni, no. Brutale. No, raga, sono morto. Raga, vi prego! Ah! Non ci riuscirò, non ci riuscirò. È un triplo 6 di nuclear in questa partita. Non ci riuscirò mai a farla, raga. Vi giuro, mi sto impegnando come un animale per fare sta cazzo di nuclear assurda. Stanno tutti dietro la casa, stanno tutti dietro la casa. No. Ho tirato la palla. Ce l'ho dietro, mi ha preso dietro al muro. Raga, anche devo. Con hater. Ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io. Pure io later. No, vabbè, ma vanno in 38. La gioia later. Ah, sto rosicando. Nuclear, vai così. Vedo te, frate. Ti invidio troppo in questo momento. Tu non potrai mai capire. È il primo. No, le coltellate, maledetto. No, raga, mannaggia voi quando uccidete quelli fermi. Io odio. Marissa. Bella, Gio. No, no, questo fa punto, quello fa punto. Mamma mia, ok. Bella, ah, raga. Sto salvato. Bene, mi sabba. Sto salvato, guarda. Raga, sto a fare le stragi. Quello che lagga. C'è un accanto. Niente, oh, niente, niente. L'avete fatti spawn a centro mappa. Vi odio nello spawn. Raga, io vi giuro, io ci sto provando. Ma voi gli entrate dentro lo spawn proprio, dentro. E li fate spawn a centro mappa. Non ci credo. Io mi sto impegnando come un animale, siete dei bastardi. Poverino. Non c'è da ridere, cazzo.
No, ha laggato. Comunque sta partita la mia è solo stato un hater. Amore, 411. Zitta! Zitta! Mi sto giocando le chiavi di casa in questo momento, non hai capito? Ma guarda, va! Bastardi che gli siete dentro. Guarda, quello li lama tutti, cioè io non faccio una kill. Io non faccio una kill. 151 kill, lol. 151 kill e manco un hater perché siamo poveri. Guarda, guarda, questo mo me l'ammazza. No, non è vero, non c'ho più colpi. Vaffanculo la vita. Poi raga, dobbiamo anche fare punto per vincere. Nell'angolo. Devo fare 6 kill, non mi interessa. Devo arrivare anch'io a 100 kill. Devo arrivare a 100 kill, no. Faccio 2 kill, raga. Mi mancano 9. No, raga, no. 140. Raga, dobbiamo fare punto però. Fermati, lasciale fare gli altri. Esatto. Raga, fate punto. Vi giuro che se questi rimangono in lobby io non me ne vado, eh. Faccio punto, Gio, faccio punto. Che tristezza questi commenti, raga. Ho due, così. Non lo faccio. No, time out. Già l'hanno fatto. 99, no. 99. Che fail. Che fail. No. 99. Che fail. Io ho un odio verso di voi profondissimo. Perché, cioè, vi dico, non li killare quelli fermi. E vedi quello che arriva, lama quintupla. E io sto lì, no, dai, ti giuro. Era il video più epico di sempre questo. Mannaggia a voi. Voi ridete, che stronzi. 20.000 punti, tutti 20.000 punti. Io ho fatto questa partita a Twitter e sono molto brutale. Ecco, quello con la lama ha fatto 99 kill. Ecco, ma... Oh, guardate, le fatto nuclear. Sono contento. Guardate le morti. No, raga.